E andiamo a vedere i cosplayer di Milano Games Week Cartoomix. Benvenuti in Kiwi! Ciao a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi. Oh, bello, bello. Oggi, come potete vedere, nuova location d'ora in poi, sempre così. Più o meno, e quindi non ci perdiamo in troppe chiacchiere perché, come avete visto dalla intro, oggi andremo a vedere i cosplayer di Milano Games Week Cartoomix. Un nome un po' più corto non si poteva fare. No, vabbè, quindi andiamo a vedere i cosplayer e quali cosplayer. Ci sono tipo una reaction ai cosplayer perché purtroppo a Milano se la sono scampata dalla mia presenza, dalle mie interviste un po' così. E quindi andiamo a vedere quali cosplayer ci sono. Andiamo a fare tipo una reaction così vediamo cosa ne penso e soprattutto cosa ne pensate voi quando lo scrivete qua sotto nei commenti. Dopo che già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, iniziamo subitissimo a vedere i cosplayer di Milano Games Week Cartoomix. Allora, iniziamo subito e andiamo a vedere subito da qua. Allora, oh, vediamo. Oh, piano, piano, zio, aspetta. Allora, queste non so che personaggi siano, però va bene. Questo fa karate, ok. La prima cornuta del video, ragazzi, grande, abbiamo trovato la prima cornuta del video. Oh, ci piace, ci piace. E andiamo avanti. Questa è uno di Genshin Impact perché non va più di moda Genshin Impact, ovvero. E questa è l'altra cornuta. I cornuti nel mio video non possono mai mancare. Grazie, cosplayer. Ai cornuti dei cosplayer. Quindi andiamo avanti. Questo è uno. Non so che persona. Allora, ragazzi, quando non so quale personaggi stiamo vedendo, perché io sono ignorantone, come già lo sapete, credo già lo sapete, scrivetelo qua sotto nei commenti. Insomma, aiutatemi a ricordare che personaggi sono, perché alcuni parecchi non li conosco proprio. Quindi datemi una mano, sì, scrivetelo nei commenti qua sotto. Quindi, innanzitutto scriviamo due che personaggio è, che io non me lo ricordo. Questa è quella di Street Fighter, credo sia, no, di Mortal Kombat, credo sia di Mortal Kombat. Questo invece è San Gennaro, no, lo so. È un San Gennaro di Genshin Impact. Ok, cosa va accadendo? Questo è il Daredevil. Questo è, non lo so. Beh, questa pagina è famosa perché comunque prende tutti i cosplayer migliori, però parecchio non li conosco, quindi va benissimo così. Ok, poi andiamo avanti, vediamo quali altri cosplay ci sono. Invece questo è un Goku con Anna. Oggi voglio essere stronzo, però ragazzi, oggi voglio essere stronzissimo più del solito. Basta con questo, con questa cosa del buonismo. Oggi proprio stronzo il più possibile, quindi devo trovare ogni piccolo difetto, piccolo cavillo anche nel migliore cosplayer che andremo a vedere. Quindi vai così, proprio cattivo oggi, pensando proprio cattivo. E quindi vediamo questo Goku con Anna. Anna, ma la borsa la dovevi levare. Ok, poi andiamo avanti. Questo è Daredevil con Immorta, tanta roba, non gli si può di niente. Con Black Panther e che gli edimo che fanno panino, no, vabbè, andiamo avanti. E allora, io non conosco Star Wars, però diciamo non credo che ci sia uno Jedi, credo sia uno Jedi, non lo so, che con gli occhiali. Ragazzi, io non li conosco. Se c'è qualche Jedi con gli occhiali, fatemelo sapere qua sotto nei commenti, raga. Attenzione. Loro invece sono le Spider Culo, le Spider Culo, Spider Culo sia, ok. E questo invece va a porta al giro col guinzaglio, questo qua col zippo della scopa in testa, e tutta l'altra scopa dove sta non lo vogliamo sapere, ok?
E se voi avete capito dove sta tutto il resto della scopa, scrivetelo qua sotto nei commenti, eh? Andiamo avanti, andiamo avanti. Cosplay transition, raga, attenzione. Cosplay transition. Ah, questa è quella che portavi in giro, quello qua a scopa nel coso. Le catene a cosa servono per incatenarti? Non lo so. Andiamo avanti, vediamo le Winx, raga, le Winx di Epicos, raga, tanta roba. Che gli potevo mai dire le Winx di Epicos? Non lo so, qualcosa, a me veramente. Andiamo a vedere le Winx di Epicos, questa è la posizione alla turca, diciamo. Posizione turca, ci sta. Bella, ok. Questa invece, come detto, di Star Wars non ne so parecchio, però questo è quello che succede quando stai troppo tempo sotto la lampada solare, diventi tutta roscia roscia, così arancione, diventi proprio arancione. E diventi così, sotto la lampada solare, diventi tutta arancione. Questi invece sono di... questi sono i demogorgoglioni, 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 demogorgoglioni. Demogoglioni, Demogoglioni, no, non lo so. Vabbè, ragazzi, non mi viene il termine. Abbiamo capito quelli di Stranger Things. E quanto spenderanno in dentisti, non lo so. Però fanno abbastanza impressione, diciamo. Andiamo avanti. Questa invece, ragazzi, quando può capitare, ragazzi, può capitare a tutti di avere una paralisi facciale. E come fa, ragazzi? Le paralisi facciali capitano, però bel cosplay, bella fattura, bello tutto. E gli sta nella paralisi facciale così, sta avendo l'inizio di un ictus. Vabbè, la paralisi facciale capita, speriamo che guarisci presto. Andiamo avanti, vediamo. Questa è l'altra cornuta, perché loca cornuta, Loki cornuta. E così mi piace, mi piace, brava. Questo invece è Nightwing. Nightwing, poi quell'altro, non mi ricordo il nome, sì, quello del centro, non mi ricordo. Nightmoon, White Moon, non mi ricordo il nome. Però diciamo, credo che le scarpe non siano proprio le sue, eh? Quindi magari un paio di scarpe un po' diverse. Quell'altro a fianco con la capoccia rossa, non ricordo come si chiama. Red Wing può essere? Non lo so, ragazzi, se voi lo sapete scrivetelo nei commenti qua sotto. Andiamo avanti. Questo è sempre Night Moon, no, sì, non mi ricordo il nome, sì, ce l'ho qua, no, non mi ricordo il nome, pure vista la serie, no, Moon Knight, ecco, raga, Moon Knight, effettivamente stava anche scritto sotto. Vabbè, Moon Knight, le scarpe un po' più le sue, credo. Se non sbaglio, cioè, dovrebbe avere le scarpe quelle fatte tipo di tessuto strano, tipo alla clochard, le scarpe alla clochard dovrebbe avere, quindi ma la prossima volta scarpe alla clochard. Questo qua invece di Half-Life, non ricordo se il personaggio ha gli occhiali, attenzione, non me lo ricordo se il personaggio ha gli occhiali. Se il personaggio non ha gli occhiali, prossima volta senza occhiali. Se ha gli occhiali, la parrucca, raga, la parrucca. Oggi proprio sto in vena di essere stronzo possibile. Andiamo avanti, questo è sempre Moon Knight con quella che spara con non so chi. Questo invece è Ghost Rider con Ghost Rider con Doctor Strange, quindi sarebbe Lady Strange, Lady Strana, Donna Strana. E magari la Lady Strange ci poteva fare una folata di bianco al lato, perché per ricordare un po' il capello, un po' di una strusciata di farina dal fornaio, ed era fatta. E invece per Ghost Rider ci dovevi mettere gli spuntoni sulla giacca. Sì, Ghost Rider, gli spuntoni sulla giacca ci dovevi mettere. Sì, ci dovevi mettere, ci dovevi mettere. Questo invece sta facendo vedere le suole delle sue scarpe. Se c'è qualche calzolaio che ci sta guardando, può apprezzare la suola della sua scarpa. E
e non so come cazzo fa ed esce dal casco, ok? Questa invece è l'altra Lulu, chi l'altra Luca, che gli ha tolto, ecco, vedi, gli ha tolto il manico da scopa da quello di prima, che avevamo visto prima, gliel'ha levato il manico e quindi c'ha lei quello che è rimasto. Il zippo da scopa gli è rimasto in testa, gli ha levato il manico. E così. Questo invece è il gruppo Spider-Man, raga, il gruppo Spider-Man sempre tanta. Io apprezzo molto questi gruppi Spider-Man, ma dobbiamo trovargli un difetto, sì. Il difetto anche a loro c'è, deve sta. Potevate metterci tutti stretti stretti così come le sardine dentro tutti dentro al Funko Pop, così. E ok, andiamo avanti. Questo invece è Iron Man e Doctor Strange che stanno aspettando Scarlet Witch e Black Widow che non si vedono. Dove cazzo stanno? E quindi lui dice... Però Iron Man scivola via il casco, sì. Indossate sempre il casco, soprattutto Iron Man. Andiamo avanti. Questo è Deadpool che tocca il pacco al suo amico. So gusti, raga. So gusti, io non metto bocca. So gusti, anche perché bocca... No. So gli può piacere, però sto Deadpool devo dire che che gli dimo a sto Deadpool, che gli dimo, andiamo avanti. Questo invece è Capitan Findus, no, non è Capitan Findus, questo è quello di One Piece, Roger coso de One Piece, quello del tesoro. Oggi sono molto sbadato, oggi proprio il cervello non mi accompagna, quindi ricordatemelo voi qua sotto nei commenti come si chiama. Devo dire, troviamogli un difetto, un qualcosa da dirgli. La parrucca un po' più pomposa, sì, la parrucca più pomposa a lui scevoleva. E andiamo avanti. Questo è sempre quello di prima che ho detto che non ricordo come si chiama. E così, vabbè, questo non mi ricordo come si chiama. Questo è un reel da vedere in loop. Lisa di JoJo parte 2. Ok, potevi usare una calza a rete. E guardiamo di nuovo, apprezziamo questo cosplay, è proprio lattoso, proprio pomposo. Vabbè, andiamo avanti, diciamo. E, ok, poi questi sono, vedi, questi sono quelli di Star Wars che hanno fatto il reel, quello che non si capisce un cazzo, e stanno a fare pure quelli di Star Wars, fanno festa, sì. Questo invece è Batman con il suo cagnolino e che ci sta guardando dall'alto del suo Gotham. E va bene, ok, questi per ora sono alcuni dei cosplay, se no il video non finisce più. E prossimo venerdì, quando usciranno altre foto che pubblicherò, fino a venerdì che usciranno altre foto di altri cosplayer, ci faremo la parte 2, ci stanno altre foto, così altre foto un po' più particolari, perché qua abbiamo visto proprio i cosplay un po' in generale, diciamo. E venerdì probabilmente, spero sicuramente, usciranno altre foto di tutti quelli che sono andati al Games Week Cartoomic, quindi andremo a commentare anche tutti gli altri cosplay, va bene ragazzi? Se invece tu sei andato, che tu ci stai guardando, se tu sei andato al Games Week Cartoomic, mandami sul mio Instagram la tua foto del cosplay, così te ci metto pure a te mezzo, va bene ragazzi? Quindi noi invece ci vediamo a un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e mandatemi le foto dei cosplayer del Cartoomix, così facciamo uscire pure l'altro video per il venerdì prossimo, va bene ragazzi? Noi ci vediamo al prossimo video, ciao cari!